Ciao e benvenuto in questo video. Oggi voglio darti la guida definitiva per guadagnare scrivendo libri. Se non mi conosci, lascia che mi presenti velocissimamente. Mi chiamo Cristian Salerno, un musicista, come puoi vedere dal pianoforte che vedi qui dietro, che dal 2009 pian pianino ha trasportato la sua attività pian pianino online. Sono qui su questo canale YouTube per condividere con te le mie scoperte, le mie esperienze, i miei successi e i miei insuccessi. Se la domanda è: ma te t'ho già visto da un'altra parte, non ricordo dove? Sì, mi vedi, perché il mio lavoro è questo, ci metto la faccia in tutto ciò che faccio e lavoro da casa da un po' di anni, quindi insomma, è possibile che tu mi abbia già visto altrove, ma veniamo al tema centrale del video. Come guadagnare scrivendo libri? Allora, qui in realtà la domanda è già posta in maniera sbagliata, perché nel momento in cui uno dice: ok, io ho scritto un libro, ora come posso fare per venderlo, aumentare le vendite, per guadagnare, per diventare ricco, per far sì che quel libro diventi un best seller? Qui c'è già la domanda sbagliata. Non è che tu scrivi il libro e poi ti poni il problema di come quel libro possa farti guadagnare, partendo dal presupposto che tu guadagnerai solo se il libro farà delle vendite, solo se ci sono dei lettori disposti a spendere quella determinata cifra per prendersi il tuo libro. Ora devi sapere che nel mondo le cose che si vendono più facilmente sono le cose di cui le persone hanno bisogno. Ho la muffa sulle pareti, vado dal lobby a comprare un'antimuffa. Ho il mal di testa, vado dalla farmacia a prendermi qualcosa che mi faccia passare il mal di testa. Ecco, non a caso, e questa è una piccola parentesi, sai, se vuoi aprire un'attività, magari ti costa centinaia di migliaia di euro e vai a chiedere il finanziamento in banca, non sempre te lo danno. Ma tu lo sapevi che se vai in banca a chiedere il finanziamento per aprire una farmacia, te lo danno quasi sicuramente? Perché le banche sanno che le farmacie sono essenzialmente un business che non può fallire. Il business delle farmacie non può fallire perché loro ti vendono dei rimedi a dei problemi e tu hai bisogno, hai voglia di risolvere quei problemi. Perciò vai in farmacia. E aprire una farmacia costa, stiamo parlando di milioni di euro, tra la licenza della farmacia, tra il posto che devi affittare, barra comprare, prendere tutti i carichi, tutti i medicinali, eccetera, alcuni sono parecchio costosi, e pagare ovviamente poi i farmacisti che ci stanno, che ci lavorano dentro. Quindi, questo per farti capire, più tu vai a proporre soluzioni di cui la gente è assetata, non vede l'ora di risolvere quei problemi, più un prodotto si vende facilmente. Cioè, io non ho mai visto un farmacista che deve cercare di convincerti a prenderti l'aspirina, la tachipirina, e lì, anzi, sei tu che gliela chiedi, sei tu che c'hai bisogno. O peggio ancora, ti è stata prescritta dal tuo dottore, quindi il tuo dottore che dice per te: guarda, devi andare lì e devi andare a comprare. E da qui nascono tutti i giri che hanno i dottori con alcune farmacie, ma qui andiamo poi a scoperchiare un vaso di Pandora. Ecco, un libro, stiamo parlando magari di un romanzo, purtroppo non risponde a nessuno di questi bisogni. Ok, se prendiamo i grandi successi, non so, il libro 50 sfumature di grigio, eccetera, libri che sono diventati dei bestseller a livello mondiale, vanno su un'altra nicchia, che è un po' la mia nicchia da musicista, che è un po' la nicchia dell'intrattenimento. Cioè, quando uno si vuole leggere un bel libro, una bella storia, un bel romanzo, vuole essere in qualche modo intrattenuto, vuole esplorare visivamente con l'immaginazione paesaggi nuovi, personaggi, paesaggi futuristici, per dire, no? Idem con la musica. La gente non è che ascolta musica perché vuole colmare un bisogno, ascolta musica perché la musica magari gli aiuta a rilassarsi, a dormire meglio la notte. C'è gente che dorme con le cuffie, c'è gente che magari mentre studia, mentre lavora il PC, vuole avere un po' di sottofondo musicale. Quindi è più un intrattenimento, accompagnamento. E quando tu vai a proporre un qualcosa che non è essenziale, che la gente non sta cercando in tutti i modi di avere quella cosa per risolvere un proprio problema, sappi che è molto, ma molto difficile vendere un prodotto. Allora lì ci vuole un marketing allucinante dietro, perché se tu non fai marketing, devi cercare di far capire perché la gente ha bisogno di quel prodotto, eccetera, eccetera. Ma fare marketing vuol dire anche avere tanti soldi a disposizione per convincere le persone che quella cosa era essenziale. Ora, parliamo della pandemia. Ti ricordi quando
volevano appunto siringare tutti, c'è stata una campagna di marketing potentissima, dovevano convincerti che quella cosa faceva bene, se quella cosa faceva veramente bene, non avevamo bisogno di convincere tutta la popolazione, chiuso argomento, non ho mai detto nulla, fai finta di niente. Ok, quindi fare marketing è costoso. Allora, perché io devo andare a scavarmi un piede nella fossa e faccio il ragionamento, ho scritto il libro, ho scritto questo romanzo, ho scritto questa storia bellissima, adesso però devo cercare di capire a quale casa editrice darla, a quale editore, poi magari molti mi scarteranno, ma amico mio, lo saprai meglio di me, dato che anch'io ho pubblicato libri con case editrici, siccome noi siamo dei piccoli scrittori, queste case editrici cosa fanno? Sì, ci stampano i libri, magari se ci va bene non ce li fanno neanche pagare, però tu sai che quelle 200 copie che ci hanno stampato difficilmente andranno a ruba. I primi ce l'avranno i nostri genitori, poi la nostra fidanzata, i nostri cugini. Finiti i familiari, ti rimangono poi 100 copie sul gruppone che tu non riuscirai a vendere in nessun altro modo. Guardiamoci in faccia la realtà. Quindi qual è il modo giusto per riuscire a vendere più libri? Il modo giusto è farsi la domanda giusta, non è scrivo il libro, poi cerco di capire la casa editrice migliore, poi io spaccio ai parenti e poi si vedrà. No, il modo giusto per ragionare è farsi la domanda al contrario. E la domanda al contrario è, secondo delle indagini, delle ricerche di mercato, cos'è che la gente ricerca? Cos'è che la gente vorrebbe comprare a tutti i costi? Ok, una volta ho capito che cosa la gente ricerca, io scrivo il libro su quella roba lì. Eh sì. Il marketing è al contrario, si fa prima sulla fine, proprio perché noi ci rendiamo conto che siamo in un mercato, noi non facciamo quello che piace a noi, perché quando facciamo quello che piace a noi non per forza rispecchia quello che piace alla maggior parte delle persone. Questo è lo stesso problema che io vedo nei musicisti. Perché la gran parte dei musicisti è sfigata e vive sotto i ponti? Perché giustamente l'artistoide, quello che dice no, io con la mia chitarrina io suono questa musica del 600 che si suonava solo in Irlanda e sì, ma è una roba talmente piccola, talmente di nicchia che per carità piace a te, ma non puoi pensare di vivere di musica facendo quel tipologia sfigatissimo di stile, di genere musicale che nessuno conosce. Prima si ragiona sul mercato. Che cos'è che vuole il mercato? Una volta che hai capito cos'è che vuole il mercato, realizzi su misura la canzone che vuole il mercato, il libro che vuole il mercato. Purtroppo bisogna ragionare così. Ok, tu dirai, ma allora così noi mettiamo a bada tutte le nostre pulsioni, tutte le nostre passioni, tutto ciò che a noi ci piace fare. Ok, ma nessuno ha mai detto che lavorare e quello che ci piace fare devono per forza combaciare. Lavorare significa fare qualcosa che appunto creare, in questo caso un libro, stiamo parlando di un libro, ma ti ho fatto anche l'esempio della canzone, andare a creare qualcosa di cui ho la certezza che la gente lì fuori, ossia il mercato, sta ricercando. Nel momento in cui faccio un lavoro di questo tipo, al contrario, quindi prima penso cosa la gente vuole, di cosa la gente ha bisogno, realizzo quello che la gente vuole e poi è chiaro che è molto più facile venderlo, perché hai fatto già il ragionamento al contrario. Se tu invece dici, allora, adesso scrivo che cacchio ne so, la mia biografia, perché mi sono successe tante cose brutte, mi è morto il gatto, mi è morto il cane, ci tenevo tantissimo, ho vissuto con loro. Ok, tu sei magari molto legato a quegli animali, perché ci hai vissuto con loro, la tua infanzia, eccetera, ma gli altri essenzialmente non gliene frega niente, non li conosce, non sa chi sei, nessuno comprerà quel libro. Quindi, caro scrittore sognatore, te lo dico con tutto il cuore perché io sono un musicista. Quindi lo scrittore e il musicista io li vedo molto simili, e lo scrittore sognatore è uguale al musicista sognatore. Ah, adesso scrivo la musica mia, girerò il mondo facendo... No, guarda caso non funziona così. Ok, quindi ragionamento al contrario e si fanno delle ricerche di mercato. Da quando io dal 2009 ho iniziato a lavorare online, e per lavorare online significa ho iniziato ad aprire i miei canali YouTube, a creare contenuti sui miei canali YouTube, aprire i miei siti internet e blog, quindi scrivere contenuti su internet e sui vari blog. All'inizio, dato che era tutta esperienza che dovevo ancora accumulare, in un primo periodo io andavo a scrivere quello che piaceva a me.
In un secondo periodo, siccome poi vedevo le visite del blog che erano basse, le visite ai miei video erano basse, dato che essenzialmente un creator guadagna con l'afflusso, quindi di gente che spulcia i tuoi contenuti, guarda i tuoi video, a un certo punto ho detto, cazzarola, qui ci vuole qualcosa. C'è un modo per sapere cosa la gente vuole? A quel punto io non scrivo e non faccio video su quello che piace a me, ma scrivo e faccio video su quello che la gente ricerca. Aha, e da quando ho iniziato a ragionare in quel modo, e ci sono dei tools, degli strumenti a pagamento che ti permettono di fare queste ricerche, allora io vado a colpo sicuro. Cioè io quando investo un'ora, ora non lo faccio più, però prima, quando investivo un'ora, due ore del mio tempo per scrivere un articolo sul mio blog, porca vacca, se quelle due ore investite non mi portano almeno 200 visualizzazioni a quel post, sono ore buttate. Magari faceva 8, 9, 10 visualizzazioni quel post ed erano ore buttate e non è sostenibile, perché se uno poi vuole lavorarci con quella cosa, immancabilmente devi fare grandi numeri, grandi visualizzazioni, grandi robe, eccetera, eccetera. Quindi è qui proprio che ti voglio portare, ripeto ancora, lo scrittore è un po' sognatore come il musicista, però bisogna guardarsi in faccia alla realtà e dire io voglio vivere facendo lo scrittore, ok, allora magari faccio un po' di compromessi, scrivo un po' di robe che piacciono a me, che se poi vendono o non vendono non mi interessa, non mi cambia la vita, però scrivo anche cose di cui ho la certezza che io avrò un sacco di vendite e quelle vendite magari mi permetteranno di pagarmi le bollette, pagarmi l'affitto di casa. E quindi se io con i libri che ho scritto, diciamo, malvolentieri, riesco a pagarmi il mio stile di vita e poi dedico il tempo libero a pubblicare altri libri che piacciono a me ma che magari il mercato non si filerà neanche di striscio, mi va benissimo, è un buon compromesso. Perché altrimenti, ti dico io qual è l'altra alternativa, se ancora non l'hai capita, tu continui a scrivere solo le cose che piacciono a te. Le cose che piacciono a te non vendono, alla fine vai a fare il benzinaio o il pizzaiolo. Allora, fra le due alternative, provo a metterci tutta la mia passione, alla fine vado a fare il macellaio e scrivo, lavoro da casa, nel mio posto, in pigiama, con le ciabatte, posso fare la cacca nel mio bagno e non un bagno pubblico, sono tutte cose che non sono da poco. E scrivo libri che non è che mi appassionano tantissimo e ogni tanto però scrivo le cose che mi piacciono fare, beh, secondo me fra quello che c'è sulla bilancia io sceglierei comunque di fare quello che ti viene comunque bene fare, ossia lo scrittore, scrivere bene. Ok, una volta che abbiamo assodato e capito bene questo discorso, bisogna poi andare nel concreto. Ok, Cristian, ho capito che non posso fare lo scrittore sognatore sempre, anche perché ho 40 anni, vivo ancora a casa dei miei genitori, non vedo l'ora di darmi un calcio nel sedere per sbattermi fuori di casa, è il momento, mi hai convinto, è il momento che io inizio a fare qualcosa. Bene, benissimo. Allora, te lo dice una persona, guarda, te lo dico, vai su Amazon, anzi vai su Google e scrivi il seguente titolo. Roba da pianisti, è un libro che ho scritto io, Roba da pianisti, Cristian Salerno. E questo libro si trova su Feltrinelli, si trova su Mondadori Store, si trova su tutti i negozi. Adesso non penso si trovi ancora nelle librerie online, ma quando era appena uscito era nelle librerie. Quel libro lì, ti dico che in un anno, quel libro lì che era in tutte le librerie, in tutti i maggiori negozi online, stiamo parlando di Feltrinelli, Mondadori, quel libro lì mi avrà fatto guadagnare il primo anno, sparo, ti dico 800 euro. 800 euro in un anno vuol dire che sono, te lo dico subito, fammi fare il calcolo, 800 diviso 12, ok, quel libro lì mi ha fatto guadagnare una media di 66 euro al mese. Domanda, secondo te con 66 euro al mese ci si può campare? Risposta è no. Benissimo. Ti dico che non ci puoi campare, perché se tu sei uno scrittore sai benissimo che normalmente l'autore guadagna il 10% sul prezzo finale del libro. Massimo, proprio se ti va di lusso, 15. Ma guadagni il 10%. Quindi se il tuo libro costa 20 euro, tu guadagni 2 euro a copia. E se ci fosse il modo di guadagnare, per esempio, su 20 euro, 12 euro? Non sarebbe il top. A quel punto, quei 66 euro al mese diventerebbero per 10, diventerebbero almeno 600 euro al mese,
e inizia a diventare una cifretta mica male. Allora io ti dico che c'è il modo per togliere tutti gli intermediari che ci sono di mezzo, perché lo sai meglio di me, quando tu scrivi il libro, l'autore è purtroppo considerato l'ultima ruota del carro, perché c'è la libreria, c'è il furgone, c'è il servizio di distribuzione, quindi i furgoni che viaggiano durante la notte, che spediscono i tuoi libri nelle varie librerie, poi appunto c'è la libreria e devi fare almeno il 30% di sconto, così quella libreria guadagna il 30% sul tuo libro, e poi c'è l'editore che ciuccia su di te, la casa editrice, l'investimento, alla fine tu guadagni mediamente un euro e mezzo, 2 euro massimo a copia venduta, che non è sostenibile. Se tu riuscissi a guadagnare anche solo 10 euro ogni copia venduta, inizio a essere contento. Bene, ti dico che oggi, 2023, ma anche diversi anni fa, è possibile fare tutto questo. Come? Con l'autopubblicazione. Tu dici, Cristian, hai scoperto l'acqua calda. Io con l'autopubblicazione, poi l'autopubblicazione è da sfigati, cioè è bello dire che sei stato pubblicato da Feltrinelli. È vero, ma fatti pubblicare da Feltrinelli. Dimmi quanti soldi ti chiedono. Allora che cosa fai? Vai da un editore sfigato che nessuno conosce, Pinco Pallino Edizioni, e quindi tu, per non autopubblicarti e quindi evitare di prenderti 10 euro su copia venduta, preferisci prenderti 1 euro copia venduta e vedere in fondo sul tuo libro Pinco Pallino Edizioni. Ma sinceramente, è lo stesso errore che ho fatto io all'inizio, ma sinceramente, che cazzo me ne frega? No? Non sei d'accordo? Io preferisco prendere 10 euro copia venduta anziché 1 euro e sotto non c'è scritto nulla. Togliamoci queste trippe mentali, ma se non c'è il logo della casa editrice, te lo inventi tu, casa editrice mia, e c'è il logo sotto, fatto, hai visto? Ora, non stiamo parlando di andare dalla copisteria sotto casa tua e farti stampare il libro e poi tu lo devi smerciare ai tuoi amici, stiamo dicendo che oggi è possibile autopubblicarti su Amazon. Su Amazon la gente cerca tutto quello che io compro, ti giuro, io mi faccio un po' schifo da solo, io compro lo scotch, la gomma da cancellare, tutto io compro su Amazon, ormai non esco di casa da 30 giorni tipo, però è molto più comodo, ora che esco il traffico mi arriva a casa gratis, non pago neanche la spedizione. Oggi c'è Amazon, la gente cerca tutto su Amazon e cerca e rimedi alle sue soluzioni su Amazon. Quando noi andiamo su Amazon a comprare qualcosa, non so, questa lampada che sto utilizzando ora per fare il video, questa qui l'ho presa su Amazon, ho cercato luci per video per cercare di rendere i video più luminosi, eccetera. Tutto su Amazon. E anche i libri la gente la maggior parte delle volte li compra su Amazon. Ok? Quindi nel momento in cui ti autopubblichi su Amazon, riesci a fare quelle robe lì, perché togli tutti gli intermediari, togli la libreria, togli la distribuzione, togli l'editore e finalmente i costi di stampa di Amazon sono molto bassi e finalmente la gran parte della ciccia, come giusto che sia vorrei dire, se la prende l'autore. No? Ti sei fatto il mazzo un anno per scrivere il libro, poi prendi un euro a copia venduta? Ok, quello andava bene negli anni 50, quando c'era questo sistema, questa grande macchina dove tutti ci dovevano un po' mangiare. Ora è giusto, finalmente con l'avvento della tecnologia, che ci mangi finalmente solo l'autore. Oh, che bello, che bello. Ok, è giusto che ci mangi un po' anche Amazon, perché, ok, i costi di stampa, si prende anche una piccola percentuale, però ci sta, cazzarola, hai messo il mio libro su Amazon, vuol dire che il mio libro è praticamente ovunque, nel momento in cui è su Amazon. E lì puoi farti grandi, grandi, grandi numeri. Ok, allora, se ti interessa tutto questo discorso qui, non ci vuole un'ingegneria nucleare per autopubblicarti il tuo libro su Amazon, ci saranno sicuramente online 10.000 guide gratuite sia in italiano che in inglese, quindi basta fare qualche ricerca e sicuramente potrai farlo da solo. Se invece vuoi essere seguito con un percorso guidato, ma soprattutto, come dicevamo prima, non si tratta solo di prendere il tuo libro e metterlo su Amazon, ma capire cosa scrivere. Dobbiamo fare il ragionamento inverso, perché nel momento in cui tu capisci cosa scrivere, vai a soddisfare un'esigenza del mercato, uguale vendite garantite. Io ho iniziato seriamente a fare self-publishing dal 2019, in realtà lo facevo già dal 2016, l'ho raccontato in altri video passati, aiutando un mio professore del conservatorio, che mi aveva detto, Cristian, dov'è che possiamo pubblicare questo libro? Io ho detto, pubblichiamolo su Amazon. Questo libro qui ha iniziato a fare 200 euro al mese, un solo libro 200 euro al mese, che in un anno sono 2.400 euro. Può essere, mamma mia, quanto sono una capra. 200 per 12... 2.400 euro, sì. 2.400 euro, un solo libro.
Altro che 66 euro al mese pubblicato, Feltrinelli, eccetera, eccetera, ok? E lì poi ho detto, cazzarola, ma allora sta roba ha del potenziale, funziona davvero? E da lì, eccetera, mi sono formato, ho fatto tanta esperienza. Quindi se vuoi essere guidato e capire bene come si scrivono i libri che vendono, come fare, come impaginarli, come poi riuscire a spingerli, a promuoverli, a fare al meglio la fase di lancio, allora ti invito a venire all'interno del mio corso che ho realizzato, si chiama Book Empire, trovi il link qui sotto in descrizione. È un corso di 5 ore, a volte ci sono tanti altri corsi fatti da altri colleghi, chiamiamolo così, di 99 ore che tu entri dentro, già sei demoralizzato, non sai neanche dove partire, talmente che c'è tanta roba. 5 ore, ti prendi 5 ore in un weekend, impari tutto ciò che ti serve e finalmente puoi iniziare a vivere facendo lo scrittore. Ovviamente, come dico anche nel corso, non sarà quel libro che ti renderà libero finanziariamente, non saranno due libri, ma ciò che fa la differenza su internet è sia la qualità, il libro deve essere di qualità, ma anche la quantità. Quindi fidati che quando arriverai a 10-20 libri scritti, tu dirai, mamma mia, 20 libri scritti, ma quanto tempo mi serve? Ti servono 4 anni per scrivere? Prenditi 4 anni di tempo, ma 4 anni di tempo con 20 libri scritti, ogni libro ti fa 10 copie vendute al mese, e ogni copia ti fa guadagnare 8, 9, 10 euro, fatti tu i calcoli. Fatti tu i calcoli. Niente, io mi taccio, spero di non di averti convinto, perché questa è semplicemente la realtà. Spero di averti aperto gli occhi, magari di averti tolto un po' quella patina da sognatore tipica degli scrittori e dei musicisti, e noi ci vediamo nel prossimo video. Alla prossima, ciao!